spazio Mangia e Bevi, l'arcobaleno dei sapori in un piatto. Stasera l'arcobaleno, perché? Per passare una serata diversa. Cosa troverai nel tuo uovo? Chi lo sa, cosa troverò nell'uovo? Una sorpresa, ma una sorpresa fatta da te? Diciamo di sì. Ciao, un bacio. Rita, ma ogni riccio un capriccio? Sì. Come mai stasera insieme ai tuoi amici avete scelto l'arcobaleno? È un bel posto, siamo già venuti e abbiamo scelto di nuovo qua. Cosa vorresti trovare nel tuo uovo? No, già fatto. Cosa c'era? Delle scarpe. Massimo, ma questa tavolata piena di gente, ma da dove venite? No, siamo qua di Cava. E stasera come mai avete scelto tutti insieme l'arcobaleno? Veniamo spesso all'arcobaleno perché è un bel locale, ci troviamo bene, si mangia bene. Ma il piatto più buono dell'arcobaleno secondo te qual è? Io di solito prendo il sudè, che per me è il piatto più buono che... Signora, buonasera. Ciao, ciao. Ma nel suo uovo cosa vorrà trovare? Magari un gioiello, un braccialetto. Ci sarà un gioiello? Non si sa. Ciao, attendevi. Antonello, vedo qui una bella tavolata a tutti i ragazzi. Che ci fate? Stiamo festeggiando. Cosa? Una nascita. Prossima. Prossima. Chi è? Lei, auguri. Si può dire quant'è? 3 mesi. Sì, benissimo. Tu sei... No, lui... lui, marito, amante, spasimante, che... Qualcosa. No, non lo qualcosa diciamo. Che ha creato... Benissimo. L'unica cosa è certa, voi non lo so. Come mai avete scelto proprio l'arcobaleno? Lui. No, tu. Ci veniamo spesso perché si mangia bene, è accogliente, si spende giusto, il pesce è fresco. Cosa avete intenzione di prendere stasera? Pesce, sicuramente. Chemo? Linguini allo scoglio per forza, sennò è inutile. Consigliamolo appunto ai nostri amici a casa, magari una cena tipica dell'arcobaleno. Esatto, linguini allo scoglio, ho visto dei pescetti là che sono belli freschi. Poi come secondo che consigliamo? Secondo? Un bello orato, una bella orata. Grazie. Al cartoccio, è meglio al cartoccio. Qua se ne intendono, ti buona Pasqua. Ciao, buona Pasqua, auguri. Tu cos'è che magari hai trovato nel suo uovo, se l'hai ancora aperto, che cosa vorresti trovare? No, è una sorpresa, ancora lo dobbiamo aprire. Dovete aprire, non ci vuoi dire niente, diciamo niente, lo scoprirei domani. Ce lo vuoi dire a noi, io mi copro qua. No, domani. No, lo vuoi dire, va bene. Tu anche a te una sorpresa. Sì, sorpresissima. Cosa c'è nel suo uovo? E c'è il mio cuore d'amore per Madonna, non ce la faccio. Ragazzi, auguriamo a tutti i nostri amici a casa, buona Pasqua e salutiamoli. Ciao a tutti. Ciao, buona Pasqua. Lucia, stasera all'arcobaleno, una bella pizza. Sempre, noi veniamo sempre. Ti piace? Va bene qua, sì. E di solito che prendi, la pizza o anche ceni con primi? No, ceno anche. E cos'è che ti piace di più? Che magari consigliamo anche ai nostri amici a casa. Vabbè, sicuramente le specialità di pesce. Pesce fresco. Sì. E come mai ti è andata la pizza? Ti sei rimandata la pizza. Che domani si mangia, quindi è importante mantenersi leggeri. Perché domani è Pasqua, allora meglio mantenersi un po'. E a proposito di Pasqua, voi siete fidanzati? Sì, da 6 anni. Benissimo. Quando è che prendiamo noi questa decisione? È presto ancora. Presto. Ma quanti anni avete? Io 20. Ah, proprio le cose ho capito. 22 quindi. Ah, va bene, quindi c'è tempo. E ci vuoi dire l'uovo di Pasqua, non so che cosa vi siete regalati, ma... Veramente l'uovo di Pasqua no. E cosa ti sei regalata? Una bella maglietta. Benissimo, e tu cosa invece l'hai regalato? Io ancora devo... Ancora non hai fatto nulla? Ma guarda, ma giusto domani è Pasqua, se ti affretti. Ciao, buona Pasqua, ciao. Cosa avete intenzione di prendere? Avete un bel menù qua. Il nostro... Una tasse di pesce per stasera. Domani non si mangia a casa vostra? No, domani è carne, oggi facciamo pesce. Giustamente. E primo, secondo, antipasto? Scegliamo. Antipasto, polipetti affogati e secondo sudè misto. Signora Giovanna, buonasera. Io buonasera. E Simona qui per lei. Ah, finalmente siete in due stasera, mi avete accettato. Giovanna, visto che ormai primavera e estate, tanti matrimoni, tanti battesimi, ma l'arcobaleno è sempre pronto? Sì.
aspettiamo a braccia aperte per tutte le cerimonie. Prima la, infatti la vedevamo impegnata. E c'è anche, dobbiamo ricordare, quella che è la saletta sopra, Simona, dove è 18 anni, proprio la sala, alla moda. Non la saletta, la saletta è questa esterna. La sala, la bella sala. Sala, circa 200 persone vanno. Non ci e quindi se vogliamo consigliare magari un pranzo o una cena, cos'è che possiamo consigliare? Una bella cena a base di pesce vogliamo fare. Pesce fresco è d'obbligo qua. È d'obbligo. Allora facciamo un bel antipastino di calamari e piselli. Andiamo a provare a Simona. O polipetti affogati pure. Poi facciamo due frittelle d'arghi, che mi piacciono tanto le frittelle. Primo piatto facciamo due bei paccheri. Mi piacciono tanto. Paccheri ai frutti di mare. Come secondo una bella spigola all'acqua pazza. E sta bene così, quindi amici a casa, vi abbiamo dato il pranzo o la cena. Ecco qua. Signora Giova, io e Simone stasera stiamo un po' chiedendo quelle che magari sono le novità per la Pasqua, le sorprese. E nell'uovo di Pasqua, signora Giovanna. Ma hai trovato già qualcosa? A me non lo so nell'uovo di Pasqua che mi esce, se c'è. Cosa non lo magari so. Vorreste trovare? Chiedo lavoro, tanto lavoro. Giovanna! A me mi esce! Chiedo lavoro, tanto lavoro. Cosa che vorrei trovare? Un po' di riposo, dai. Che tutto vada bene per il matrimonio di mia figlia. Ah, si sposa. Quando si sposa? L'8 luglio. Signora Giovanna, volevo anche ricordare un po' quello che, cambiamo un po' forse anche magari umore, però quello che è successo in Abruzzo. Mi dispiace tanto. Lei sta facendo anche qui un po' di solidarietà. L'altro giorno ho fatto pure parecchie... pacchetti, roba da mangiare, perché si è organizzato un camion a Santa Lucia. E quindi cerchiamo comunque tutti in ogni modo di aiutare quelle che sono le popolazioni colpite. Giovanna, ecco, continuando il discorso di Sara, magari la sorpresa dell'uovo di Pasqua sarebbe dare un sollievo a tutte queste persone. Una bella casa, almeno, cioè case quelle costruite così al momento, almeno perché non stanno, hanno un tetto su qui, sotto il quale dormire. Allora vi salutiamo, auguriamo a tutti buona Pasqua e veniteci a trovare qui all'Arcobaleno. Un bacio a Simona. Ciao.